Buongiorno. Rassegna stampa noiosa, dominata dagli eventi che sapete. La rissa finta in Parlamento, la rissa vera in Francia fra i partiti di destra, secondo il, insomma, diciamo così, purtroppo noi in Italia siamo stati anticipatori anche di tutta una serie di dinamiche che vedete all'opera adesso in altri paesi, come per esempio la capacità della destra di presentarsi in modo disgregato e invece la capacità del partito dell'austerità, del partito della deflazione, del partito dei dossieraggi, del PD, insomma, di essere in qualche modo aggregante, cioè loro sono capaci, come in tanti ambiti del regno animale esistono delle specie dove, diciamo, è previsto il sacrificio del singolo perché la collettività, la società si salvi, così anche a sinistra, in quelle che voi chiamate in modo dispregiativo, inappropriato, fastidioso, sinceramente, zecche, in realtà sono più simili alle api, alle formiche, a insetti più industriosi, dove è previsto comunque che l'individuo si sacrifichi perché il collettivo, visto che parliamo di sinistra, possiamo usare questo termine, si salvi. E noi invece andiamo all'inseguimento delle nostre splendide individualità e ci facciamo tirar giù come birilli uno alla volta, e questa è una cosa che guardate, non mi preoccupa neanche tanto, nel senso che purtroppo, diciamo così, se devo osservare le tendenze macroeconomiche, visto che quegli altri, grazie a Dio, continuano a difendere l'Europa, cioè l'austerità, e la destra arriverà al 99%, a quel punto sarà un po' difficile dividersi in 100 pezzi, essendo il 99%, per far sì che l'1% della sinistra prevalga, quindi i ragazzi giocano, i ragazzi si divertono, la gente soffre, ma evidentemente questo non è un problema per tutti. Per me parla quello che ho scritto negli ultimi 15 anni, e vabbè, anche questa è una cosa noiosetta. Però una volta c'è una sottolineatura che mi sento di fare alle cose sempre molto appropriate che dice Daniele Capezzone, che continuano a essere appropriate con riferimento alla sciocca rissa, insomma, che si è svolta in aula. Allora, io sono del principio che l'opposizione non esiste, deve fare il suo teatrino, si sta zitti, non si risponde mai, perché la peggior forma di disprezzo, come sentii dire a una giovane, anzi un mio amico sentì dire a una giovane in un autobus della periferia estrema romana, il peggior disprezzo è indifferenza. Quindi se tu applichi indifferenza alla tua opposizione, non hai segno più efficace e più radicale di non apprezzamento del suo contributo. Loro facciano quello che vogliono, sventolino le loro bandiere, cantino i loro inni, erano un pochino schizofrenici perché qualcuno era sull'inno di Mameli, qualcuno era su Bella Ciao, seduta sospesa, potevamo andare alla buvette e potevamo prenderci un caffè e tornare quando si fossero stancati di fare il loro teatrino. E questo è vero. È vero che spettacoli come quello di ieri sono degradanti perché
la gente vuole il parlamentare dignitoso, vuole Aldo Moro che stava in giacca e cravatta in spiaggia. Boh, sì, forse. Peraltro qualche giorno fa mi ero fermato a mangiare una cosa a Francavilla tornando indietro, ero ovviamente in giacca e cravatta, ma molto riempito veramente di così di gioia, di simpatia. Una bambina che passava mi guarda e mi fa: ma scusa, ma tu non hai caldo? E ho detto: lo so, no, dico, sono abituato, poi sai, è sempre meglio stare così a Francavilla che in centro a Roma. In centro a Roma non c'è la stessa aria. Sì, io sono tranquillamente capace anch'io di stare in giacca e cravatta in spiaggia, però non ci vedo, diciamo, questa particolare dignità o nobiltà. Può essere pratico o non pratico a seconda di quello che ci devi fare in spiaggia, perché se devi fare il bagno la cravatta può essere fastidiosa, mentre se hai un pranzo di lavoro o se hai un incontro con esponenti locali di qualcosa, forse è meglio non far vedere la propria trippa al vento. Vabbè, insomma, come sempre sono le circostanze. Però ecco, Daniele, secondo me, a Daniele manca un pezzo, perché tutto giusto e tutto vero che, diciamo così, si dovrebbe impersonare con dignità un ruolo pubblico, e si cerca ovviamente di farlo. D'altra parte però non dobbiamo dimenticarci che, diciamo così, la cifra dialettica, la cifra espressiva, insomma, di certi elettorati, ma direi degli elettorati, incluso il nostro, un pezzo rilevante del nostro, lo abbiamo visto quando eravamo all'opposizione, è il tipo calcistico. Cioè, quando noi agivamo con fair play avevamo anche il dissenso di una parte del nostro elettorato. Il famoso: ah, dovreste inchiodarvi ai banchi, dovevate occupare l'aula qua e là. Per cui, diciamo così, non lo so quale è poi il saldo netto di episodi di questo tipo sulla disaffezione degli italiani, in particolare verso la politica, anche perché ogni tanto i mezzi di comunicazione ci riferiscono di episodi analoghi che accadono in parlamenti di paesi diversi dal nostro. Cioè, al netto della opportunità tattica di come dire, sedare certe dialettiche parlamentari estreme, sulla quale in linea di principio assolutamente concordo, dobbiamo tristemente, non che la cosa mi riempia di gioia, sconsolatamente, spassionatamente, però riconoscere che per alcuni elettori l'opposizione si fa così. È un pezzo più generale del tema fondamentale della politica. Gli elettori vogliono vederla, vogliono dimostrazioni, vogliono la prova d'amore, vogliono la prova di coraggio, vogliono il gesto eclatante, vogliono la bella morte, che è sempre quella degli altri, naturalmente. Vogliono sta roba qui, e lo vogliono quelli di destra e lo vogliono quelli di sinistra. E quindi, esattamente come quando eravamo all'opposizione noi, c'era chi lamentava il fatto che la nostra opposizione fosse blanda, eccetera, eccetera, sono sicuro che nei cuori di tanti elettori di sinistra, cioè di tante pecore macellate dal macellaio con il grembiule rosso, quello di cui parlavo nel mio articolo sul Manifesto, ormai, diciamo così, milestone del dibattito, diciamo, quella che segnava il chilometro zero, il cippo miliare iniziale del dibattito, nel cuore di tanti elettori di sinistra alberghi una certa soddisfazione. Certo, il risultato è che si perde tempo, e chi vuole perdere tempo quando
si approva un provvedimento, il governo o l'opposizione, la maggioranza o la minoranza? L'opposizione ovviamente, no? Cioè, praticamente se tu reagisci fai auto-ostruzionismo. Cioè sto zitto io quando gli sento dire che noi abbiamo tagliato, noi abbiamo fatto austerità e non mi costa un grande sacrificio, perché la gioia di schiacciargli il pulsante rosso contro, di schiacciarli così, schiacciare quel pulsante è metaforicamente come schiacciare un insetto fastidioso. Sine ire studio, nessuno di noi ha un fatto personale né un fatto politico con un tafano, semplicemente il tafano ti fa del male e quindi tu gliene fai un pochino di più per evitare che lui lo faccia a te, diciamo è il grande cerchio della vita, non c'è nulla di particolare in questo. Vabbè, niente, adesso siccome io sono vice capogruppo, fra l'altro, oltre a tutti i miei, tra i miei pennacchi c'è anche questo, ovviamente adesso, oggi sarò così, saranno contenti i fascisti secondo i quali antiparlamentari grillini di cioccolata, secondo cui il lavoro del parlamentare è quello dello schiacciare i tasti, perché appunto occorrerà che, diciamo così, all'attività di schiacciamento dei tasti venga... sull'attività di schiacciamento dei tasti venga esercitato un presidio da tutta la cintura dei vice capigruppo, onde evitare che colleghi giovani attivino quel clima che tanto piace al senatore Borghi e poco piace a me, perché appunto c'è una dialettica racconto-risultato che si manifesta in vari modi, e questo è uno. Raccontare l'opposizione o farla, però in effetti se ci fate caso nel mio discorso c'è anche una contraddizione, perché se noi siamo così ingenui da far sì che andando incontro alle loro provocazioni ritardiamo l'approvazione di un provvedimento, effettivamente, vedete, ancora una volta, quindi il discorso di Daniele deve essere è corretto, correttissimo, e deve essere inquadrato in questo contesto. Alla fine far casino è un modo di fare opposizione che potrà anche non essere dignitoso, ma è efficace se dall'altra parte hai delle persone che non si ricordano di una cosa fondamentale, cioè che l'opposizione non esiste.